da giocatore, anche se sono poche partite in nazionale insieme, poche per colpa mia perché ne ho giocate poche, poi purtroppo lui non ha partecipato alla spedizione quella in cui ero io dei mondiali del 94, perciò come giocatore ci siamo più incontrati da avversario. Poi ho avuto l'esperienza Sky che abbiamo vissuto insieme, che è stata molto lunga, per me molto, molto importante, perché non solo l'ho potuto conoscere meglio, ma ho potuto anche insomma prenderla esempio per tante cose, no? Anche nel suo modo di gestire il post carriera, sul modo di fare televisione, che a me piaceva molto, insomma, per me è stato una fonte di ispirazione continua. Ricordo più istintivo. Più istintivo? Sì. Beh, forse riguarda il calcio, quando io feci una partita con lui in nazionale nella qualificazione ai mondiali 94, in cui giocai molto male. E lui fu quello che dopo la partita venne lì e mi disse una frase che magari può sembrare significa poco, ma in realtà per me è stato un insegnamento da lì in avanti, nella mia carriera, no? Quando il portiere sbaglia, che la squadra comunque subisce l'errore del portiere, tutti si limita a una pacca sulla spalla, magari ti lasciano anche stare. Invece mi disse domenica è la partita più importante, perché bisogna sapersi rialzare subito. E devo dire che c'è una cosa che io ho sempre tenuto a mente, no? Perché poi in realtà non è solo il sapersi rialzare, è anche il saper andare oltre le difficoltà che comunque capitano. Questo ricordo che ho. Grazie.